Oggi sono qui per parlarvi della Nova Eroica 2023 Buon Convento. Per molti Nova Eroica Buon Convento significa questa mappa. Per noi no, questo è stato il giorno 2, perché il giorno 1 dovevamo raggiungere Buon Convento. Buona la Triascina. 6:46. Finito di lamentarti? No. Ha dormito di merda, mal di gola. Cioè, però ci hai appena incontrate. Ho detto che i toscani sono gentili. Siamo a Siena. E io voglio una pizza. E alle 5 abbiamo il treno per Buon Convento. Ah, voi l'avete già comprato? No. Cancellato, un'ora da aspettare, ma Santa Corina è andata a fare la spesa. Questo singolo vagone è il nostro treno. È proprio un singolo vagone, la prima volta che mi succede. E tu che sei? Ciao! Sono le 7:30 e la gara parte alle 8. Dobbiamo fare un minimo di colazione e poi se va. Prima che tu ti lavi i denti, ci dai un po' di dati? Niente, oggi faremo 130 km, dovrebbero essere 1800-2000 di dislivello, non si capisce ancora. Cori mi ha detto che sono 130 km con 2000 di dislivello, è vero? E tu li hai mai fatti? No. Li hai fatti? No. E siamo pronte? No. Ma no. Guarda quanta acqua abbiamo! Come possiamo non essere pronte? La gara è stata organizzata in modo ad avere dei percorsi cronometrati, che sono quelli che poi definivano la classifica. Come format di gara mi è piaciuto molto perché ti dà sì l'opportunità di essere competitivo in certi punti del percorso, ma di prendertela anche con calma, perché cioè, è veramente magnifico vedere il panorama che ti circonda, tutte quelle campagne toscane meravigliose. Ristorone. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. La metà. Qui c'è il secondo ristoro, come sta andando? Alla grande, si vede la mia faccia, le mie gambe. Bellissimo questo giro nel deserto. Brava Popex!
La Nova Eroica Buon Convento mi è piaciuta davvero tanto. Prima di tutto perché è eroica, è un'impresa così grande, almeno per quello che mi riguarda, quindi mi è piaciuto davvero riuscirci. E nel riuscirci abbiamo comunque conosciuto un sacco di persone e abbiamo visto dei panorami mozzafiato. E dire, ah ma aspetta, qui io c'ero passata con la Francigena. È stato molto molto bello. Yeah! Finita, vabbè! Ci prendiamo una birretta? Ma anche due, anche tre! Gori che gorre! Com'è stata? Bella, faticosa, molto faticosa, però bella. Eccola! Vabbè, comunque non vediamo l'ora di mangiare. Guarda maledetti! Che... Io qua ho due palle pieniche. Sembra tipo rigurgitato da una mucca gatto. E cosa vuoi fare con queste palle pieniche? Attaccare Cori. Ecco che... No. Guarda, ma ho appena fatto la doccia, Italia, cazzo! Mission accomplished.